Il meteo sembra dalla parte di Burlamacco. Per sabato cielo nuvoloso con probabili schiarite pomeridiane e venti deboli, secondo i maggiori portali web. Quello che basta per assicurare la prima del Carnevale di Viareggio 2018. La lunga giornata inaugurale comincerà alle 16, con la cerimonia di apertura e l'alza bandiera in piazza Mazzini. Sarà anche il momento per celebrare il giorno della memoria, con le parole di Kerry Kennedy, ospite del Carnevale, del sindaco della città, Giorgio De Ghingaro, e del prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti. Al termine, l'esibizione della fanfara della Polizia di Stato a cavallo. Subito dopo verrà issato il vessillo di Burlamacco sul pennone più alto di piazza Mazzini e il triplice colpo di cannone sarà il segnale di inizio della sfilata delle opere allegoriche dei maestri costruttori. Il corso mascherato proseguirà in edizione notturna con i carri completamente illuminati. Al termine l'atteso spettacolo piromusicale della ditta Morsani di Rieti che chiuderà la giornata. Al primo corso mascherato una delegazione di 100 coreani sfilerà tra le opere in cartapesta e saluterà il pubblico indossando gli splendidi abiti tradizionali. Tra gli ospiti anche una delegazione del Carnevale di Nizza, con cui da sempre il Carnevale di Viareggio intrattiene rapporti di collaborazione. Noi TV, come sempre, coprirà integralmente tutto quanto il corso mascherato, con la lunga telecronaca visibile a partire dalle ore 17.